Buongiorno a tutti, sono Mario Gianquinto, ho 33 anni, sono nato a Trapani e vivo da parecchi anni a Bologna. La mia passione per la pesca è iniziata quando avevo 8 anni pescando a Bolognese, appunto sulle coste siciliane, e da circa 12 anni a questa parte pratico solo ed esclusivamente spinning. Pesco sia in mare che in acqua dolce e pratico un po' tutti i tipi di spinning, partendo dalla pesca al bass, al luccio, alla seppia, vado sulle mangianze di alletterati, tonni, serra, spigole, diciamo un po' di tutto. Sono il nuovo pro staff della Nomura e oggi sono qui al lago Big Fish 2 nel Bolognese per testare alcuni prodotti per la nuova stagione 2023 del Trotaria e adesso andiamo subito a provarli. Questo è un buono spot per cominciare. Siamo alle prime luci del mattino, mi posiziono qui e iniziamo. Primo lancio e subito trotina. Andata. Ci è andato qua sotto. Lago in gran forma, trote molto divertenti. Un'altra. I primi lanci sono stati abbastanza promettenti, adesso cambio colore dello spoon, sto utilizzando un oiato e la grammatura di prima era 2,3 grammi, sto provando con 2,9 grammi perché ho visto che c'è molto movimento al centro del lago, quindi provo a lanciare più lontano. Sto pescando in superficie perché c'è parecchio movimento, quindi non appena lo spoon cade in acqua chiudo subito l'archetto e metto il filo in tensione lavorando proprio sul primo strato d'acqua. Eccola qua. L'oiato. Pesci in ottima forma, molto aggressivi. Eccola. Cambiamo spoon. Proviamo un'altra colorazione, un altro modello, sempre con dei colori fluorescenti che abbiamo notato che in mattinata funzionano. Vediamo. Anche questa è un'ottima colorazione da usare la mattina. Diciamo che io ho un debole per questo colore, il giallo fluorescente rosa. Questa è una colorazione che a mio avviso non deve mai mancare in cassettina. Le trote sono in ottima forma, hanno una bellissima livrea, sono in salute. La giusta taglia per chi pesca trotaria. Metto su adesso uno spoon da 3 grammi, classico colore arancio-oro, per provare
a raggiungere una distanza superiore a quella di prima, visto che c'è parecchio movimento lì al centro del lago. Eccola qua. È il classico colore intramontabile utilizzato soprattutto nelle fasi iniziali di una sessione di trotaria. Piccole ma ferocissime. Inseguono fin sotto riva. Non appena lo spunto che in acqua inizio il recupero, sempre lineare, 20-30 cm sotto il pelo dell'acqua, arriva subito la trota. Il movimento sinuoso dell'ondulante è veramente un gran bello spugno. Slamata. Vediamo se va qualcun'altra. Questa è veramente bella. La giusta taglia da gara. Cambiamo spoon, mettiamo un'altra forma. Le trote sono parecchio attive in questo lago nonostante la forte presenza di bass, visto che comunque non siamo ancora entrati in pieno nella stagione del trotaria, le temperature sono alte, ci sono parecchi bass attivi, ma le trote nonostante tutto riescono a cacciare lo stesso anche sotto sponda, quindi è veramente un lago ad alte prestazioni. E anche il nero, arancio nero, dai suoi frutti, questa bella trota. Mi ha sputato lo spoon. Devo dire che con questa combo mi sono trovato abbastanza bene all'inizio della sessione di pesca. Parliamo della Aikot A, la Solid Tip Trotaria, una canna comunque molto leggera con una buona sensibilità e una bella reazione di schiena. E abbinato al mulinello la Aichi, il 1000, lo slow ratio, quindi comunque recupero abbastanza lento, che è fondamentale per chi pratica questa disciplina. Una combo molto leggera e consiglio vivamente di utilizzarla come canna di partenza, perché supponiamo che comunque le canne da partenza possono andare da una grammatura che varia dall'1-5 grammi, questa è una 0,55, quindi riesce a supportare un vasto range di spoon ottimi appunto per la partenza. Veramente una gran bella canna. Siamo già a metà mattinata e le trote hanno iniziato ad abbassare la loro attività, disperdendosi un pochettino in mezzo al lago, quindi sto optando per una canna da ricerca con degli spoon un po' più piccoli. In questo caso ho montato su il trecciato 1.04 sempre della Nomura, appunto per avere una maggiore sensibilità e sentire ogni minima vibrazione da parte dello spoon e delle trote. Siamo riusciti all'incirca a trovare la trota su
un metro e mezzo dalla superficie, e quindi abbiamo constatato che appunto le trote si sono abbassate e c'è poca attività a galla, quindi dobbiamo cercarle sullo strato medio-basso del fondo. In questo caso l'ho presa in superficie, ma è capitata. Ho sentito la manciata. Recupero molto lento. Eccola. Ah, un bus. Capita anche questo. Un bel bus. Per pescare sul fondo inizio a contare 5 secondi prima di iniziare il recupero, dando la possibilità appunto allo spoon di scendere più giù possibile. Passati 5 secondi inizio a recuperare piano, appunto per vedere se riesco a stimolare qualche trota. Facendo un paio di lanci, se vedo che i risultati non arrivano, aumento i secondi, passo a 6-7 finché riesco a trovare lo giusto strato d'acqua dove stanno stanziando le trote. Eccola qua. Quattro, cinque. Eccola. Questa la preferisco come canna da ricerca perché appunto, come puoi vedere, è abbastanza morbida e quindi con il trecciato montato su mi facilita nella ferrata e nel mantenere il pesce attaccato. Con le trote che stanno a metà superficie ma anche un po' più verso il fondo, utilizzare degli spoon piccoli fa sì che la durata del lancio e del recupero si prolunga, però perché naturalmente lo spoon piccolo scende in maniera diversa rispetto a un altro spoon più grande e quindi la durata appunto della sessione di lancio e recupero si prolunga, ma i risultati comunque con gli spoon piccoli sono notevoli. Sui 5-6 secondi di attesa prima di iniziare il recupero ho notato che ci stanno parecchie trote appunto stanziate lì su questo strato d'acqua e continuo in questo modo. Questa cannina si sentono tutti i minimi movimenti, è morbidissima, si riesce a sentire tutto se tocchi il fondo, se ci sbatte una trota. Allora, anch'io mi sono messo a provare le nuovissime Chiane Nomura e prendo anch'io, quindi se prendo io vuol dire che slamato. Comunque ragazzi, stamattina il lago rende veramente. Ringrazio Mario che lo sta testando per noi e per voi e ringrazio Nomura per essere qua. Fantastico, anzi, spaventoso. Riproviamo, tac. Lasciamo andare giù un po' lo spoon, c'è già, ha dato in caduta, mi seguono fino sotto, eccola, 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 questa è veramente grossa, slamata anche questa, comunque combo spettacolare. Questa fase della mattina ho preferito prendere una canna da ricerca perché
l'attività delle trote a galla è quasi terminata, quindi ho optato per questa nuovissima canna che è la Senshi TA, abbinata all'Hiro TA. È una canna da 6 piedi e 3, quindi circa 1,90 m, una 0,8 3 grammi e mezzo, con un'azione molto morbida che riesce a secondare le mangiate della trota, e ottenendo veramente degli ottimi risultati, perché appunto le trote si sono calate notevolmente e sono riuscito a trovarle in diversi punti del lago. Veramente un'ottima canna da ricerca e da utilizzare soprattutto con dei micro spoon che vanno dagli 0,8 a 1 grammo e mezzo. Siamo giunti all'ultimo test da fare questa mattina e ho optato per una Hiro Kamu FV abbinata al Nomura Haru. Questa è una canna che ho usato e voglio utilizzarla a crank perché le attività delle trote è notevolmente scesa, quindi ho optato per l'utilizzo del crank, che con le sue vibrazioni può facilmente attivare una trota anche apatica. E in questo caso ho optato per l'Hokkaido TA, un crank da 2,5 cm con azione sinking, e vediamo un attimino come va. No, ci aveva dato. Cattivissima questa. No, mollato. Questa proprio è partita da sotto. Gli ha dato una stecca. Eccola. Maledizione. Eccola. Cattivissima. Un crank veramente eccezionale, nuota poco sotto il pelo dell'acqua e notevoli vibrazioni che comunque attivano e incuriosiscono soprattutto le trote. Il recupero che prediligo quando utilizzo i crank è quello dello stop and go. Lancio il crank, do una leggera gercata per iniziare il recupero, un recupero abbastanza lineare, mi fermo, altre due gercate e riparto. In questo modo do la possibilità anche alla trota, che magari è in zona, di sentire un repentino movimento e soprattutto una forte vibrazione vicino a lei, e magari incuriosita va a controllare. E davvero ottengo degli ottimi risultati in questo modo. Poi si sa, bisogna sempre fantasticare con i recuperi, non ce n'è mai uno specifico, non c'è una legge nello spinning in generale. Diciamo, il tipo di recupero migliore è quello che ottiene appunto più risultati, quindi ognuno ha il suo. Eccola, 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 eccola. Ah, mollato. Ah, mollato di nuovo. Ah, fa parte del gioco. Va bene, cambio crank. Utilizzo un crank più piccolino, proviamo a sondare un altro strato d'acqua. Eccola. Questo è un crank che lavora in superficie e potrebbe essere più efficace nelle prime
ore della mattina o al tramonto, quando le trote girano appunto in superficie in caccia. Ecco, ne ho due o tre dietro. Eccoci qua con il trotto race. Al primo lancio una bella trotina. Eccola qua. Trotto race con colorazione bianco perlato con il ventre rosa. Ottiene sempre degli ottimi risultati, soprattutto quando il sole è alto. Con il sole alto le trote iniziano ad accentrarsi verso, iniziano ad andare verso il centro del lago, quindi ho messo questo crank che mi permette notevoli distanze. Riesco ad arrivare appunto quasi al centro del lago per avere più possibilità di catturare una trota. Anche perché oltre al fattore caldo iniziano ad attivarsi i bass sotto costa, quindi le trote stanno un po' più lontane. Questa è veramente bella. Ha dato una steccata paurosa. Eccola qua. Cambiando crank, mettendo una colorazione scura, al primo lancio è venuta a trovarmi questa. Veramente una bellissima trota, in salute, con una livrea fantastica. Ultimo test, ho voluto utilizzare questa Irukamu FV abbinata all'Aru 1000 per la pesca a crank. E devo dire che è veramente un'ottima canna, parliamo di una 5 piedi e 11, quindi circa 1,80 m, una 0,55 grammi, con una vetta molto sensibile che riesce a farmi capire tutti i movimenti del crank e soprattutto anche le toccate più timide della trota. Quindi devo dire che come combo da usare per la pesca a crank è veramente un'ottima canna. Anche se il sole è alto, con gli spoon si ottengono ancora bei risultati. Ecco qua, primo lancio, dopo la pescata a crank, arriva subito la trota spoon. Siamo arrivati alla conclusione di questa splendida mattinata qui sulle sponde del lago Big Fish 2, un lago veramente ad altissime prestazioni. Il pesce ha risposto benissimo, abbiamo testato le nuove canne della Nomura con ottimi risultati e ringrazio il buon Venanzio che come sempre ci fa divertire qui a Bologna. Io ringrazio voi e ringrazio per aver scelto il nostro lago nuovamente, visto che abbiamo già fatto un altro video del genere l'anno scorso. Io vi ringrazio tantissimo, spero che il lago sia stato all'altezza. Comunque, visto che ti sei divertito, mi hai forato tantissime trote. Direi che il lago è andato bene. Io vi ringrazio nuovamente, vi aspetto qua, il lago è sempre aperto. Ricordo che qua da noi si pesca solo ed esclusivamente no kill, a spinning e a mosca, agli singoli senza ardiglione, il guadino gommato obbligatorio, insomma tutti i crismi del no kill. Abbiamo trote nel periodo invernale, bass, striped bass, persici reali e luci in quello estivo. Qui da noi siamo immersi nella natura, a pochi chilometri da Bologna, meglio di così, e poi se prende il pesce il nostro Giaquinto. Può prenderlo chiunque. Ciao ragazzi, grazie. Termina qui la sessione di pesca con ottimi risultati. Grazie a tutti per aver preso visione di questo video. Ricordatevi di iscrivervi al canale e seguirci sulle nostre pagine social, Instagram e Facebook, e alla prossima.